Mister, una vittoria preziosa per continuare a sognare i playoff. Ma guarda, noi cerchiamo di continuare a lavorare partita per partita, abbiamo deciso di fare un percorso, in questo percorso non guardiamo al risultato, guardiamo alla crescita, diciamo, finale, e quando sarà il 2 di maggio tireremo le somme, vedere cosa ci sarà nel cesto, se non c'è niente va bene lo stesso. Credo che abbiamo fatto un gran bel campionato perché abbiamo avuto un po' di vicissitudini, a un certo punto avevamo crollato un attimo, adesso veniamo da 4 vittorie a fila, quindi sinonimo di stabilità, equilibrio, e quindi sono molto contento. Che partita è stata oggi? Non facile. Ma io faccio complimenti a questa società qua, al direttore, perché vedo che mette dentro dei giovani, stanno lavorando per potenziare l'assetto societario e non ce ne sono tante di società così. Quindi, a parte il risultato che abbiamo vinto, però si può dire che loro possono farsi complimenti da soli perché stanno facendo, secondo me, un ottimo campionato. La partita invece del Morciano le è piaciuta? Allora, Morciano, ti dico, se gioca da Morciano, riesce a fare qualche geometria, riesce ad arrivare, diciamo, in zona gol con i due tocchi, credo che sia una squadra bella anche da vedere da fuori. Quindi, ti ripeto, il percorso è quello più importante. Ci alleniamo e al domenica giochiamo per come ci alleniamo. Peccato oggi perché il Victoria ha giocato tutto sommato una buona partita, alla fine è finita però 2-0 per il Morciano. Eh sì, alla fine quello che conta sono i 2-0 che abbiamo preso, però dai, i ragazzi hanno fatto una buona partita, hanno reagito bene nonostante il doppio svantaggio nel secondo tempo, dai, hanno provato a metterci più grinta. È chiaro che siamo giovani e quindi il primo tempo l'abbiamo pagato e alle due occasioni che hanno avuto loro, insomma, non siamo riusciti noi a contrattaccare con la stessa, diciamo, esperienza loro. Ecco, tra l'altro il primo gol ha un po' cambiato le carte in tavola perché la partenza, secondo me perlomeno, del Victoria era stata molto positiva. Sì, primo tempo la prima parte del primo tempo abbiamo, non dico dominato, però abbiamo fatto gioco, abbiamo creato, non siamo arrivati magari a fare quel tiro decisivo che ci poteva permettere di andare in vantaggio, però insomma è stato positivo. Poi dopo quel gol, quell'errore, insomma, quello che è successo purtroppo è frutto anche dell'inesperienza dei nostri ragazzi, che è giusto che sbaglino perché comunque sono giovani e dagli errori devono ripartire, però alla fine ci ha un po' penalizzato sia quello che il secondo gol a fine primo tempo. Ecco, ci sono stati anche complimenti tra l'altro del mister avversario di Montalti nei confronti di questa società che lancia tanti giovani. Sì, il nostro credo è sempre quello dall'inizio dell'anno, dall'anno scorso anzi, e quest'anno eravamo in prima categoria e abbiamo gareggiato contro avversari molto duri, molto esperti, e noi con tanti giovani insomma paghiamo a volte l'inesperienza perché penso che pochissimi di noi abbiano fatto questa categoria, soprattutto una prima categoria molto alta di livello, lo dimostra che ancora non si è deciso il campionato, non si è deciso il playoff e anche la zona salvezza è ancora tutta da decidere, purtroppo per noi, perché siamo ancora lì a dover lottare nelle ultime due giornate. Nella ripresa, tornando alla partita, avete anche reclamato due calci di rigore nel giro di un minuto in sostanza. Sì, c'erano due episodi controversi, adesso faccio fatica a parlare degli arbitri perché non mi piace farlo, perché purtroppo si sbaglia o si fischia a favore e questo c'è in tutti i campi e succede tutte le domeniche. Purtroppo non c'è andata bene, forse per noi c'era un rigore che poteva riaprire la partita, però l'arbitro non l'ha fischiato, quindi non è cambiato più niente. Tornando invece alla pratica salvezza, è vero, il Victoria è ancora... non è salvo matematicamente, però insomma sono stati fatti notevoli passi avanti nelle ultime settimane al di là di questa battuta d'arresto. Sì, abbiamo fatto diversi punti, tra cui la vittoria pesante domenica Sala, che ci ha permesso di essere insomma con vantaggio rispetto a quelle che ci seguono. È chiaro che oggi la vittoria del Bagno di Romagna ci rimette ancora lì in gioco e domenica andiamo a far visita a Villa Marina, che penso che sia già retrocesso matematicamente, però è una partita mai scontata e quindi dovremmo dare al 100% per magari con quei 3 punti chiudere il discorso salvezza.